Mi sentite? Sì. Allora, Bartoli, presente. Bravi Antonio, presente. Bravi Graziano, presente. Canalini, presente. Presente. Cinelli, assente. Ora si registrerà la conferenza. Generosi. Generosi, assente. Buzzini, presente. Assente. Mariani Antonella, assente. Mariani Benito, presente. Marinelli, presente. Presente. Miccini, presente. Presente. Paultroni, presente. Pennacchioni, presente. Polzonetti, presente. Sforza, presente. Simonacci, Simonacci, presente. Trucchia, assente. Tredici presenti e quattro assenti. Nominiamo gli scrutatori. Polzonetti, Miccini, Bravi. Bravi. Graziano. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, che sono le mozioni. La prima mozione non verrà discussa poiché il consigliere Trucchia è assente. Quindi passiamo alla mozione numero 5 dell'anno 2021, protocollo numero 8340 dell'8/3/2021, presentata dal consigliere Simonacci, adesione al progetto Milite Ignoto, cittadino d'Italia 1921-2021. Prego consigliere per la presentazione. Sì, grazie, un secondo. Ok. Allora, il gruppo consiliare Fratelli d'Italia, nella persona del sottoscritto, vista la proposta del gruppo Medaglie d'Oro al Valor Militare d'Italia, sostenuta caldamente dall'ANCI, di rendere onore al centesimo anniversario della traslazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria avvenuta il 4 novembre del 21, chiede che il Consiglio Comunale impegni il sindaco e la giunta ad aderire alla suddetta iniziativa, conferendo al Milite Ignoto la cittadinanza onoraria, di individuare una via, una piazza o qualsiasi altro luogo pubblico da intitolare al Milite Ignoto Medaglia d'Oro al Valor Militare. Si allega alla presente mozione la lettera di presentazione del progetto da parte del MOVM e la lettera del segretario generale ANCI Veronica Nicotra ai sindaci dei comuni italiani in cui si caldeggia la citata iniziativa. Grazie. Grazie consigliere Simonacci. Apriamo la discussione. Se non ci sono, prego consigliere Mariani. Grazie presidente. Brevemente, per sottolineare l'importanza di questa mozione che condividiamo a 100 anni, diciamo, dall'anniversario di questa ricorrenza, e ci sembra opportuno comunque accoglierla e mantenere vivo anche una parte del passato che è molto importante e attuale, visto anche i tempi odierni in cui a volte si tende a dimenticare parte di storia passata e da dove veniamo. Grazie. Grazie consigliere Mariani. Ulteriori interventi? Passiamo agli interventi in dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Prego, segretario. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole.
Canalini Marco. Favorevole. Cinelli. No. Guzzini. Favorevole. Mariani Benito. Favorevole. Marinelli. Favorevole. Miccini. Favorevole. Paoltroni. Favorevole. Pennacchioni. Favorevole. Favorevole. Polsonetti. Contrario. Contrario. Sforza. Favorevole. Simonacci. Favorevole. Allora, 1, 2, 3, 4, 5. 12 favorevoli e un contrario. Approvata la mozione numero 5 con 12 favorevoli ed un contrario. Passiamo alla mozione numero 6, 2021, protocollo numero 8362 del 9/3/2021 dei consiglieri Mariani Benito e Trucchia, intitolazione di una via, spazio e area pubblica alla scrittrice e giornalista Oriana Fallaci. Prego, consigliere, per l'illustrazione. Sì, ecco, grazie Presidente. Intitolazione di una via, spazio, area pubblica alla scrittrice e giornalista Oriana Fallaci. Sottoscritti i consiglieri del gruppo Lega Salvini Recanati presentano, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la seguente mozione. Premesso che l'articolo 21 della Costituzione italiana riconosce che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione. Oriana Fallaci era una scrittrice e giornalista, è stata la prima giornalista donna italiana ad andare in guerra come inviata speciale. Considerato che Oriana Fallaci ha contribuito alla libertà di informazione e di espressione nel nostro paese e nel mondo intero, viene riconosciuta come una delle più grandi interpreti del giornalismo italiano. I suoi libri tradotti in molte lingue hanno venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Sono stati conferiti alla scrittrice fiorentina numerosi riconoscimenti e onorificenze di carattere nazionale e internazionale, tra i quali ad esempio laurea honoris causa in letteratura dall'Università di Chicago, nel 2005 a New York il premio Annie Taylor per l'eroismo e il valore, l'Ambrogino d'oro nel 2005 dalla città di Milano, nel 2005 la medaglia d'oro quale benemerita della cultura dall'allora Presidente della Repubblica Ciampi. È noto il valore che Oriana Fallaci ha dato alla cultura, alla letteratura e al giornalismo italiano per il suo coraggio ripetutamente dimostrato nel vivere in luoghi di guerra tra i soldati, tra gli scontri a fuoco. Ha affrontato la sua malattia in modo esemplare e forza d'animo, ha però pagato a caro prezzo lo strenuo tentativo di difendere i valori, la cultura, l'identità, la civiltà dell'Occidente, spendendosi in ogni modo per descrivere il grave pericolo che si stava diffondendo rispetto alla deriva integralista islamica. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta ad avviare l'iter per intitolare una via, parco, spazio o area pubblica alla memoria di Oriana Fallaci. Grazie. Grazie consigliere Mariani. Apriamo la discussione. Prego consigliere Bartoli. Buonasera a tutti. Allora, vedo che qui la mozione presentata dal consigliere Benito Mariani si riferisce all'intitolazione di una via ad Oriana Fallaci. E ce n'è una che non abbiamo presentato, che perché è presentata dal consigliere Trucchia, che non c'è, per Rina Gigli. Io capisco che abbiamo approvato l'intitolazione, di favorire l'intitolazione al sesso femminile e le prossime vie. Innanzitutto, secondo me c'è un po' da fare un regolamento, come regolamentare queste vie, perché se noi andiamo avanti così, in un giro di un mese ci sono arrivate due richieste. Io non è che contesto i nominativi o meno, secondo me la forma è da cambiare,
magari non so se queste intitolazioni se ne parla in riunione dei capigruppi e poi dopo è la giunta che decide al momento in cui serve intitolare qualche via. E come ripeto, il mio voto sarà non favorevole, ma non per i nominativi che stati proposti, e per la forma secondo me va un po' ridisegnata e ragionata insieme. Questo è il punto. Niente da dire ai nomi, anzi, la Gigli secondo me sono molto favorevole, quest'altro nome magari ci potremmo discutere, però questo è il mio punto di vista. Però secondo me è la forma che c'è un po' da cambiare. Grazie. Grazie consigliere Bartoli. Posso? Prego consigliere Marinelli, prego. Allora, quello che dice il consigliere Bartoli effettivamente è condivisibile, nel senso che ritengo proprio che a monte debba esistere un ragionamento che coinvolga una riflessione più ampia, però di quella che può rappresentare esclusivamente la giunta. Quindi credo che bisogna che sia necessario creare una struttura, quindi non so se questo può coinvolgere direttamente i consiglieri comunali o comunque gli storici recanatesi, altri rappresentanti insomma del territorio. Adesso questo chiaramente va modulato e pensato, e credo che spetti possa da questo punto di vista partire dalla giunta stessa una proposta proprio per disciplinare l'assegnazione e l'intitolazione delle vie. Noi adesso con le difficoltà della pandemia c'è stato un arresto perché dell'iniziativa, perché partiva attraverso una serie di iniziative pensate e immaginate attraverso appunto la Commissione Cultura. Pensavamo di procedere all'intitolazione di una via per Vincenzo Andrenelli, era già partito un discorso, chiaramente va pensata e immaginata una progettualità che accompagni questo percorso. Ecco, la Commissione Cultura, magari allargata con altri interventi autorevoli, o una Commissione Cultura allargata con il coinvolgimento anche di altri consiglieri, potrebbe rappresentare uno scenario ideale. Ecco, da questo punto di vista i nomi, detto questo, e su questo mi trovo d'accordo, i nomi che dovevano essere fatti questa sera non è stato fatto, quello di Diana Fallaci, e uno purtroppo non è stato fatto per l'assenza del consigliere Trucchia, Rina Gigli, mi trovano in un certo qual modo d'accordo, soprattutto su Rina Gigli, che ho conosciuto personalmente durante il tramonto della sua vita, però che comunque rappresenta una pagina importante della nostra città. E su Rina Fallaci, che cosa dire? La sua storia è una storia significativa, di reporter, giornalista, scrittrice. Certo, dal mio punto di vista, insomma, mentre il consigliere Mariani ne esaltava il suo contributo finale come lotta, barricata e frontiera contro l'Islam, io sinceramente l'ultimo Rina Fallaci, francamente, non l'ho apprezzata in alcun modo, quindi e ho trovato le sue prese di posizione, i suoi scritti, francamente, molto forzati, tendenziosi e per larghi tratti anche poco opportuni. Ma questa è la mia visione, la mia percezione delle cose, della realtà. Io per tutto il rispetto, per tutta la storia, per tutto quello che ha rappresentato, è stata anche staffetta durante la Resistenza, quindi persona di grandissimo rispetto, ma io da uomo di sinistra mi dispiace per l'ultimo percorso e l'ultimo vissuto della Fallaci. Sinceramente questa mozione non la voto favorevole. E poi chiaramente mi ricollego.
ripieghiamo quel discorso fatto dal consigliere Bartoli, però ecco, si faccia una proposta e si istituisca effettivamente un tavolo di lavoro, perché effettivamente è stata fatta una mozione nella quale si invitava a proporre vie, a proporre nomi femminili per vie, per piazze, per intitolazioni varie. È anche giusto, insomma, che quindi chi lo fa sia meritorio, e questi nomi, perché no, portiamoli su un tavolo di discussione che possa chiaramente permetterci poi di diventare operativi, altrimenti anche quella mozione è lasciata così, in aria. Tutto qua, grazie. Grazie consigliere Marinelli. Posso? Prego consigliere Polzonetti. Grazie, io mi associo a quanto detto dal consigliere Marinelli riguardo alla valutazione su questa figura importante della cultura italiana. Io nella mia abbastanza lunga vita mi sono trovato sempre in dissenso nei confronti di quello che Oriana Fallaci diceva, ricordo la battaglia sull'aborto, ricordo, e nonostante tutto penso che comunque bisogna essere imparziali e riconoscere l'importanza culturale anche degli avversari, anche di chi sta vede il mondo in maniera diversa da noi. Il voto contrario comunque a questa mozione per me scaturisce dall'ultima frase detta dal consigliere Mariani, laddove proprio richiama questa nota divisiva di svalutazione dell'Islam e di esaltazione dei valori occidentali, che mi sembra assolutamente inopportuna e per certi versi guerra fondaia. Quindi tanto di cappello a un intellettuale che la pensa diversamente da noi, da me, ma con questa motivazione non me la sento assolutamente di dare un voto favorevole. Grazie. Grazie consigliere Polzonetti. Intervengo riguardo questa mozione. Credo che, come ho ribadito già alla conferenza dei capigruppi e in accordo con i consiglieri che hanno già parlato precedentemente, occorre darsi un metodo e lavorare per un elenco di proposte da sottoporre alla Giunta. E ovviamente, se portiamo ogni singola proposta in Consiglio Comunale, rischiamo di togliere anche spazio e tempo ad altre questioni amministrative. Credo che la proposta che ho avanzato ai capigruppi e che ripropongo stasera è la seguente, quindi la proposta dei consiglieri, dei cittadini, delle associazioni, le proposte di chi vuole portare in qualche modo un contributo vengano avanzate nei mesi futuri alla conferenza dei capigruppo e alla commissione deputata, le quali valuteranno, dandosi dei criteri che decideranno insieme, quindi una regolamentazione che sicuramente aiuta a trovare una sintesi unitaria. Questo qui perché l'intitolazione di una via deve unire, non dividere, altrimenti perdiamo anche il senso del progetto approvato relativo alla toponomastica. E concluso il lavoro delle commissioni, e sentiamo anche l'ufficio anagrafe, perché occorre valutare se ci sono vie, piazze, luoghi da intitolare e le modalità da seguire senza creare dei disagi organizzativi ai cittadini stessi. Quindi il mio voto in questo momento risulta non essere favorevole. Posso intervenire in dichiarazione di voto? Prego, consigliere voto. Simonacci. Grazie Presidente. Allora, premesso che sono d'accordo su quanto detto circa la necessità di regolamentare la cosa, altrimenti veramente non ne veniamo più fuori, e magari si potrebbe pensare anche a una modalità per coinvolgere sia nella ricerca che nella proposta le nostre scuole e, perché no, quartieri e cittadini. A voi trovare la modalità. Dall'altro lato posso comprendere il fatto che il consigliere Mariani abbia sottolineato proprio
la parte divisiva della vita e del pensiero di Oriana Fallaci, quindi capisco profondamente chi è in disaccordo. Dall'altro lato, io in quanto appunto uomo di destra, invece pur rispettando questa figura di sempre stata di sinistra, non condivido molto della sua storia, se non il grande coraggio che ammiro e il grande coraggio che invece secondo me ha dimostrato fino alla fine. Innanzitutto amando una persona che purtroppo l'ha lasciata e che ha sempre combattuto contro la tirannia. In secondo luogo il coraggio che ha avuto come donna di non piegare la testa proprio di fronte all'Islam. Lungi da me aprire un dibattito sull'Islam, che sarebbe troppo lungo e non è la sede opportuna. Premesso che comunque conosco l'argomento di cui sto parlando, in quanto ho anche scritto la tesi sul pensiero militare islamico, e avendo letto anche Corano, Hadith, e avendo letto anche il libro di Oriana Fallaci, dobbiamo stare attenti nel pensare che, per esempio, La rabbia e l'orgoglio sia un libro contro l'Islam. Oriana Fallaci denuncia la sua esperienza con l'Islam, pertanto è assolutamente legittima la sua testimonianza, e che è la testimonianza purtroppo di tantissime altre donne. Lei ha avuto il coraggio di non piegare la testa. Ora, noi non dobbiamo assolutamente accusare l'Islam, sappiamo che ci sono tantissimi tipi di Islam, o meglio, tantissime scuole coraniche che poi danno vita a tutta una serie di correnti di Islam, alcune totalmente incompatibili con la nostra civiltà, altre che possono assolutamente convivere con i nostri valori, con la nostra tradizione di appunto accoglienza, integrazione, condivisione. Quindi ecco, io ovviamente voterò a favore, però facciamo attenzione che non sia un voto di parte, al di là dell'accento posto dal consigliere Mariani. Magari stasera votate contro, ma leggete chi non l'avesse fatto, legga il libro, perché comunque lei parla della sua esperienza di Islam, che poi lo assolutizzi in maniera empatica, questo forse in alcune parti sì, però facciamo attenzione. Grazie. Grazie, consigliere Simonacci. Se non ci sono altri interventi, passo il microfono al consigliere Mariani per la replica. Grazie Presidente. Dunque, ho ascoltato tutti gli interventi, alcuni con stupore. In realtà nelle considerazioni e motivazioni qua ne ho indicate 7, ma potevo indicarne molte di più. Non è che ho posto l'accento sulla parte che comunque lei ha criticato e condannato l'integralismo islamico, non l'Islam. Io ho fatto questo accenno finale perché comunque è stata anche oggetto di minacce di morte anche per la sua malattia e quant'altro. Non ho posto l'accento su quello, di fatto è conosciuta nel mondo, gli è stato riconosciuto come prima giornalista, reporter inviata speciale sul fronte di guerra, è conosciuta per quello, ha venduto oltre 20 milioni di copie con 12 libri, quindi sia quando era in vita e ne sta vendendo altri anche da morta. Ho letto, come diceva il collega Simonacci, La rabbia e l'orgoglio, e lì comunque condanna appunto il terrorismo, ma non l'Islam. Comunque, ecco, non è che ho posto l'accento su questo fatto qua unico. Ci sono 7 motivazioni, ma ne potevo mettere altri, ho voluto essere un po' più sintetico. L'avrei detto ora nel secondo intervento, comunque anche il fatto della resistenza e della staffetta, perché comunque è una cosa di valore, tant'è che anche il 25 aprile è stato sottolineato nell'intervento del consigliere Sforza qui nella piazza, proprio il valore della resistenza e staffetta, che a volte spesso veniva fatto da ragazze e donne, quindi esempi di coraggio e di valore. Quindi questo va riconosciuto. Soffermarsi solo sull'ultimo punto potrebbe essere una scusa, però capisco il fatto del regolamento, come
detto anche in conferenza dei capigruppo, la stessa Presidente, la sera del Consiglio di presentazione della mozione per diciamo, la parità di genere nell'individuazione delle vie, che si riferiva al fatto che doveva entrare in vigore al prossimo mandato, già in quell'occasione avevo fatto presente che noi avevamo già pronta questa proposta e non è dovuta a quella mozione per titolare le donne. Già un nostro diciamo, sostenitore militante, Palmieri, l'aveva già predisposta già a settembre. Abbiamo dato priorità a altre mozioni, interrogazioni, e ce l'avevamo voluta lasciare per marzo. Quindi ringrazio anche Palmieri che ci ha lavorato insieme a un altro ragazzo. Però ecco, non è seguita a quella mozione passata in giunta. E nella stessa occasione il Presidente del Consiglio disse all'epoca che poi in 11 anni era arrivata solo una richiesta di interruzione di vie, quindi non è che ce ne sta tantissime. Se poi pensiamo, se non ricordo male, in questi 11 anni anche il consigliere Marinelli che è intervenuto prima, che concorda sul fatto del regolamento, però mi sembra anche lui avesse avuto in quegli anni un ruolo importante in quanto riguarda la cultura. Se all'epoca non c'era stata necessità di fare un regolamento, che va detto comunque che c'è una legge nazionale che regolamenta come vengono appunto scelte e lite per approvare delle vie. Non è che occorre un regolamento comunale, senza di quello non si può fare, perché è stato fatto finora e c'è un regolamento nazionale e a cascata da cui si può ricavare un regolamento comunale. Se si farà va bene, ma non credo che nulla in contrario al regolamento, però potrebbe essere tempo speso magari per altre cose, perché sembra di capire che non c'è molta richiesta di individuazione di vie, salvo il fatto che in un mese ne sono state presentate due solo da noi. Potrebbe essere un pretesto per dire facciamo il regolamento, quando in 11 anni ne è arrivata una solo dall'allora consigliere Savina Pertini, che ringraziamo, sempre legata a una donna. Con ciò quindi, se si propone un regolamento, nulla in contrario, ma ecco, la vedo più come una prendere tempo e altro, non niente di particolare. Per il resto quindi ho già detto, grazie. Grazie consigliere Mariani. Intervento in dichiarazione di voto. Passiamo al voto, prego segretario. Allora, invito come la volta precedente i consiglieri per la votazione quantomeno a attivare le telecamere per la validità del voto. Bartoli, contrario. Bravi Antonio, contrario. Bravi Graziano, astenuto. E Guzzini, contraria. Canalini, scusi ma ho saltato, contrario. Mariani Antonella, contraria. Mariani Benito, Marinelli, contrario. Contrario. Meccini, contrario. Paultroni, contrario. Pennacchioni, contraria. Polsonetti, contrario. Sforza, contraria. Simonacci, favorevole. Allora, due favorevoli, 11 contrari. Respinta la mozione numero 6 con 11 favorevoli, con 11 contrari, 2 favorevoli e un astenuto. Passiamo alla prossima mozione, la numero 7 del 2021, protocollo 8564 del 10/3/2021,
Sottoscritta dai consiglieri Trucchia, Mariani Benito, Simonacci, Bravi Graziano, Marinelli e Pennacchioni. Mandato al Sindaco per richiedere la convocazione dell'Assemblea ATA del lato 3 Macerata per l'annullamento della delibera numero 9 e numero 10 del 26/6/2020. Chiedo, sì, a posto del consigliere Trucchia, chi illustra la mozione? Prego, consigliere Mariani. Grazie Presidente. No, solo per dire che il collega Trucchia, avendo già un impegno in precedenza a San Carlo di Napoli, è un assente giustificato. Mi aveva comunicato che aveva mandato una comunicazione per poterla posticipare o rimandarla. Quindi io non ce l'ho dietro e pensavo che fosse stata... sì, se devo farlo lo faccio comunque. Il consigliere Trucchia in realtà sì, mi scrive che se si ritiene opportuno discuterla in un altro contesto, però ovviamente ci sono più firmatari, quindi è per questo che devo chiedere a tutti i firmatari se decidono di rimandarla oppure la vogliono discutere in questo momento. Per il consigliere Mariani si può rimandare? No, si può fare anche adesso, non ce l'avevo. Ah, si può fare adesso, scusi. Allora prego, consigliere, se si può fare adesso basta una persona per poterla illustrare. Prego. Se il consigliere Mariani non ce l'ha, io la ho sotto mano. Ok, allora leggo, sì. E, scusi, consigliere Mariani, consigliere Simonacci, sì, il consigliere ce l'ha e la illustra. Ok, grazie. Grazie a lei. Grazie Presidente. Mozione. Mandato al Sindaco per richiedere la convocazione dell'Assemblea ATA del lato 3 Macerata per l'annullamento delle delibere numero 9 e numero 10 del 26 giugno 2020. I sottoscritti consiglieri comunali, viste le delibere numero 9 e 10 del 26 giugno 2020 dell'ATA relativa all'applicazione dei criteri localizzativi per l'individuazione delle aree idonee per l'impianto di discarica del lato 3 Macerata. Vista la delibera della Giunta regionale numero 160 del 22/2/2021 che riguarda l'aggiornamento e l'adeguamento del piano regionale di gestione rifiuti, PRGR, e relativo allegato. Tenuto conto che ad oggi ancora non ci sono stati segnali in tal senso dalle autorità competenti, malgrado i vari comitati abbiano sollecitato attraverso la presentazione di richiesta formale alle amministrazioni locali. Tenuto conto inoltre della volontà espressa all'unanimità dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 giugno 2020 e del conseguente parere contrario espresso dal Sindaco circa l'approvazione delle delibere numero 9 e 10 del 26 giugno 2020, considerata l'importanza della questione che coinvolge e interessa tutta la cittadinanza, la presente mozione impegna il Consiglio Comunale, approvando il presente atto, a dare mandato al Sindaco per richiedere immediatamente la convocazione dell'Assemblea ATA del lato 3 Macerata al Presidente Pettinari e che nell'oggetto della convocazione dell'Assemblea ATA sia presente il punto all'ordine del giorno che riguarda l'annullamento delle delibere numero 9 e 10 approvate nella seduta del 26 giugno 2020, che in tale seduta dell'Assemblea ATA del lato 3 Macerata esprima parere favorevole all'annullamento delle delibere in oggetto, a mettere in atto ogni provvedimento e o azione necessari per ottenere l'annullamento da parte dell'ATA delle delibere numero 9 e 10 del 26 giugno 2020. Sottoscritti i consiglieri Pierluca Trucchia, Benito Mariani, Simone Simonacci, Graziano Bravi, Andrea Marinelli e Roberta Pennacchioni. Grazie. Grazie consigliere Mariani. Apriamo la discussione. Prego, Sindaco. Allora, per quanto riguarda questa mozione,
è stata presentata quando già era in corso una sottoscrizione proprio di un documento predisposto in collaborazione con un'altra ventina di comuni per chiedere appunto la convocazione di un'assemblea dell'ADA con all'ordine del giorno l'annullamento delle delibere numero 9 e numero 10 del 26 giugno 2020, che sono quelle che hanno, con le quali l'ADA ha approvato il piano delle aree teoricamente utili ai fini dell'individuazione del sito finale per la discarica provinciale. E quindi di fatto la cosa è avvenuta già 2 mesi fa. Da quel giorno, però, da quel momento posso utilizzare questo spazio per aggiornare un po' la situazione. Ci sono state 2 riunioni del Comitato Ristretto, quindi il Presidente Pettinari, prima di convocare l'assemblea di tutti dell'ADA con tutti i comuni, e ha convocato il Comitato Ristretto, al quale partecipano i comuni un po' più grandi, sono, mi sembra, 22 o 23, e appunto per vedere quale indirizzo prendere. Allora, la prima riunione ha di fatto ribadito le posizioni anche divaricate che esistono in ambito provinciale, cioè ci sono comuni che per vari motivi o perché non sono interessati da alcuna area o perché avendo avuto in passato siti nel proprio comune, quindi sono stati esclusi dalla possibilità di essere ulteriormente interessati dal nuovo sito, che premono perché si arrivi quanto prima alla definizione del nuovo sito provinciale, e anzi accusano quelli che, come il Comune di Recanati, sono contrari a questa a quel piano approvato, di voler perdere tempo e di rischiare di aggravare i cittadini di ulteriori costi per il periodo transitorio nel quale eventualmente non ci sia una discarica provinciale. Dall'altra parte ci sono la maggior parte dei comuni che invece sono fortemente interessati da aree all'interno del piano approvato e che ritengono che in questo momento sarebbe più opportuno verificare la possibilità e la fattibilità di tutta una serie di altre alternative e soprattutto di attendere quella che sarà la posizione, saranno le decisioni della Regione sul piano regionale dei rifiuti. E quindi dopo questa situazione della prima convocazione, il Presidente Bettinari, d'accordo con tutti i partecipanti di fatto, ha fissato una seconda convocazione che si è svolta proprio oggi pomeriggio con la partecipazione dell'assessore regionale competente che è Aguzzi. E quindi abbiamo potuto sentire direttamente dall'assessore regionale qual è l'indirizzo che la Regione ha. D'altra parte io insieme ad alcuni altri sindaci avevamo incontrato l'assessore un paio di mesi fa e quindi oggi ci ha ripetuto giustamente quello che ci aveva già anticipato in quell'incontro. Cioè la Regione ha tutta l'intenzione di procedere rapidamente alla definizione del nuovo piano regionale, anche perché quello precedente è del 2015, quindi sono passati più di 5 anni ed è utile e corretto aggiornare il piano. Su quello che sarà il piano l'assessore non si sbilancia, proprio perché sta dando un incarico tecnico per predisporre proprio il piano e quindi di fatto potranno emergere una serie di situazioni le più disparate. Teoricamente ponendosi l'obiettivo di arrivare a rifiuti in discarica non superiori al 10% entro il 2035, il piano
di fatto si dovrà calibrare su questo obiettivo, che è un obiettivo a livello europeo. Se questo è, la riflessione che viene naturale è che sicuramente non serviranno più le discariche che sono servite in passato, cioè non possiamo pensare che quando portavamo in discarica il 50% o più dei rifiuti c'erano un certo numero di discariche a livello regionale, se arriviamo a portarcene il 10% continuiamo a fare lo stesso numero di discariche. Ma questo appunto può essere una previsione abbastanza ragionevole, ma per avere nero su bianco dobbiamo aspettare che la regione approvi il piano e di fatto si pensa a un termine non inferiore a un anno. Quindi in questa fase, ecco, la situazione è questa. Noi, io particolarmente, ma la maggior parte di chi aveva sottoscritto quella richiesta continua a pensare che è il caso di fermare quel percorso che ha generato una grossa serie di problemi, perché pensiamo che ci sono 12 ricorsi al TAR fatti da vari comuni e da vari comitati e ci sono state tutta una serie di approfondimenti tecnici fatti dai comuni coinvolti. Noi abbiamo 14 aree potenzialmente idonee sul nostro territorio e l'approfondimento tecnico non è stato per niente semplice, anche dal punto di vista dell'impegno finanziario, e come noi gran parte degli altri comuni, perché chi ne ha 6, chi ne ha 7, chi ne ha 8, chi ne ha 3, comunque avere quella situazione e con la richiesta dell'ADA di fornire approfondimenti tecnici che vadano a eventualmente far emergere situazioni di non compatibilità, significa comunque affidarsi tecnicamente a degli esperti e fare un lavoro non semplicissimo. E faccio anche notare che tra i firmatari c'erano anche i comuni più grandi della provincia, Macerata, Civitanova, Recanati e una serie di altri comuni, quindi la maggior parte aveva questa posizione. Ora è chiaro che, come sempre avviene, vedremo qual è l'evoluzione. Probabilmente il Presidente convocherà un ulteriore comitato ristretto, che appunto è ristretto fino a un certo punto, perché poi 23 comuni o 24, insomma, non è che siano pochi. E ecco, la fase è questa ed è perfettamente in corso. Ah, io volevo anche aggiungere una proposta, tenendo conto che la mozione ha quasi seguito già la richiesta, potrebbe essere anche utile ritirarla anziché andare ad una votazione su una cosa che oggi non ha nessun senso, magari il 10 marzo sì, ma il 10 maggio è completamente superata. Grazie Sindaco, ci sono ulteriori interventi? Chiedo, sì prego consigliere Mariano. Solo una precisazione, intervengo solo per... Sì, prego, effettivamente quello che la ricostruzione del sindaco è puntuale e segue un po', ha seguito tutto il corso degli eventi che si sono sviluppati da quel 10 marzo fino ad oggi. E allora effettivamente ha un senso anche forte, perché questo tipo di iniziativa, perché voleva coinvolgere naturalmente tutto il consiglio comunale, la giunta, il sindaco, verso questa richiesta, una richiesta che tra l'altro io come consigliere provinciale, in accordo con gli altri due consiglieri provinciali del Partito Democratico, abbiamo già fatto anche in provincia, quindi faceva parte di una serie di iniziative congiunte che miravano tutte a raggiungere lo stesso obiettivo di cui poi ha parlato il sindaco. Adesso non mi sono consultato con i colleghi che l'hanno presentata, quindi non ho questo potere in questo momento di parlare, di ritiro o meno della mozione, ma credo che sia
di buon senso a questo punto. Adesso un attimo sentiamo anche gli altri, però ecco, ritengo che effettivamente sia stata allora una buona iniziativa, e la bontà di questa iniziativa è testimoniata poi dal percorso che effettivamente il leader politico ha preso, quindi questo è già più che sufficiente, è una finalità naturalmente nobile, e questa finalità è stata perseguita, era l'unico obiettivo di questa mozione, d'altra parte. Adesso ascolto gli altri colleghi, ma dal mio punto di vista c'è tutta la disponibilità a non discuterla, perché a non votarla, perché non ha senso, secondo me. Grazie consigliere Mariani. E Marinelli, scusi. Prego consigliere Mariani. Grazie Presidente, sì, ringrazio il Sindaco per anche l'approfondimento che condividiamo, è stato utile. Questa era stata presentata l'8 marzo appunto, quindi è superata, è stata un'occasione per essere aggiornati sull'evoluzione. Con l'occasione ringrazio anche all'epoca che tra i primi l'hanno discussa e diciamo, ci hanno anche proposta sotto un certo punto di vista di, diciamo, essendo in contatto con i colleghi di opposizione del Comune di Montefano che l'hanno presentata e proposta prima di noi, e poi tutto l'iter che è seguito, che il Sindaco ha illustrato, e ci auguriamo che vada tutto a buon fine. Anche per noi si può anche evitare la votazione, quindi essendo appunto superata e si è andata in quella direzione. Grazie. Grazie consigliere Mariani. Prima di procedere chiederei al consigliere Simonacci, al consigliere Bravi Graziano, alla consigliera Pennacchioni se c'è la stessa volontà del consigliere Marinelli e del consigliere Mariani di ritirare la mozione. Sì, sì, assolutamente. Concordo con quanto detto dal consigliere Marinelli, da Mariani. Chiaramente la mozione è datata, è stato un motivo, anzi, per fare il punto della situazione da parte del sindaco, che non avevamo dubbi, ma comunque sta chiaramente seguendo la questione con molto interesse e attenzione. Quindi anche secondo me non c'è più un motivo per portare avanti la mozione. Grazie consigliere Bravi. Anche per me va bene presidente. Grazie consigliera Pennacchioni. Anche per me va bene, grazie. Grazie consigliere Simonacci. Quindi dichiaro ritirata la mozione numero 7 del 2021, protocollo 8564. Passiamo alla prossima mozione, la numero 8 del 2021, protocollo numero 9457 del 16 marzo 2021, presentata dal consigliere Simonacci. Richiesta di inserimento come punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, la discussione della lettera inviata dal Comitato Rione Mercato relativa alla situazione di incuria dell'area indicata nella suddetta. Prego, consigliere. Sì, grazie. Un secondo che apro la mozione. Mi sentite? Sì, ma non riusciamo a vederlo. Allora, un secondo che... Ok, ci sono. È necessario il video? Perché ho il telefono scarico. Non c'è problema, allora se il telefono scarico magari, ecco, importante durante la dichiarazione di voto. Sì. Allora, il gruppo consigliare Fratelli d'Italia, nella persona del sottoscritto, chiede al Consiglio Comunale che il Consiglio Comunale si impegni... un attimo... Il sindaco e la giunta impegni il sindaco e la giunta a programmare per il prossimo consiglio comunale un ordine del giorno per discutere la questione sollevata dalla lettera Comitato Rione Mercato, in cui denuncia l'incuria della zona del cosiddetto Clebaquila e in cui si accennano a eventuali situazioni di irregolarità circa la fruizione della medesima. Chiediamo inoltre che il suddetto momento di discussione possa svolgersi in regime di consiglio comunale aperto, coinvolgendo una rappresentanza del comitato di quartiere ed una dell'associazione Clebaquila, sperando che questa sia l'occasione per iniziare un percorso che porti alla riapertura in sicurezza dell'area in questione per tutti i cittadini recanatesi.
Grazie. Grazie, consigliere Simonacci. Apriamo la discussione. Prego, sindaco. Dunque, la mozione, vabbè, per quanto riguarda l'oggetto è un po' strana, nel senso che è una mozione che chiede che venga messo all'ordine del giorno un punto, però questo è una questione tecnica, poi magari il segretario ci dirà come interpretarla. Io anche in questo caso ne approfitto per sintetizzare un po' qual è la questione, no? Perché qui parliamo dell'area conosciuta come Club Aquila, nella zona di Via degli Alpini, quartiere Mercato. E è una questione che ho seguito da tanti anni, perché per vari motivi, insomma, mi ero trovato a doverla discutere con il comitato di quartiere più volte, con i soci del Club Aquila, e quindi è una vecchia e annosa questione, un po' complessa, sulla quale sicuramente siamo tutti d'accordo che dovremmo mettere un punto. In maniera molto sintetica, allora, il Club Aquila, addirittura la questione risale agli anni Ottanta, ebbe una autorizzazione da parte del Consiglio Comunale proprio a realizzare un manufatto in quell'area, che doveva essere un'area pubblica. E di fatto le cose andarono così, il manufatto fu realizzato, anche se non era stata perfezionata l'acquisizione dell'area da parte del Comune, e l'area era rimasta per molti decenni di proprietà dell'impresa che aveva realizzato la lottizzazione, di fatto tutto il quartiere che sta attorno al Club Aquila stesso. E quindi questa situazione di sostanziale irregolarità, come è scritto nella mozione, si è in buona parte sanata quando, solo pochi anni fa, non ricordo se il 2016-2017, vado a memoria, il Comune ha finalmente acquisito la proprietà dell'area, quindi automaticamente il manufatto che insiste su un sedime di proprietà del Comune diventa di proprietà del Comune, e questo ha sanato molte delle irregolarità e ha chiuso molte problematiche precedenti. L'altra questione è la zona attorno al manufatto, che per molti anni è stata custodita dal Club Aquila. Ricordiamo, c'era una pista di pattinaggio utilizzata come campo da calcetto, ma anche un campo per giocare a bocce, alcune panchine, insomma è un'area che per decenni è stata utilizzata positivamente da tutti sia i residenti nei dintorni, ma sia anche dai cittadini recanatesi. Poi c'è stata una sentenza che ha vietato l'uso, una sentenza del Tribunale che ha vietato quel tipo di uso per fini sportivi, e di fatto l'area è rimasta abbandonata. Oggi abbiamo questa situazione di degrado e ne siamo perfettamente coscienti, tant'è vero che proprio nel punto successivo, quello sulla modifica del piano delle opere pubbliche, che come vedremo meglio in seguito, appunto in un punto successivo, andiamo ad inserire anche questo intervento di rigenerazione urbana, perché inseriamo una serie di interventi nel piano delle opere pubbliche per poter partecipare a un bando che ci consente di richiedere fino a 5 milioni di euro per interventi di rigenerazione urbana, e quindi di
proprio per sanare situazioni di degrado e destinare quelle strutture a fini culturali, sociali, ricreativi. Quindi siamo perfettamente nel pieno di rispetto di quella che è la necessità per questo tipo di area. Quindi questo l'ho anticipato, poi lo discuteremo successivamente, però ecco, l'intenzione è quella di ristrutturare completamente il parco, compreso il manufatto, e renderlo veramente fruibile per tutte quelle che sono le destinazioni che possono essere previste. Grazie, Sindaco. Volevo puntualizzare riguardo al regolamento per il consigliere Simonacci che il Sindaco ha riferito che la mozione è un po' strana, perché in realtà nel nostro regolamento l'articolo 39 prevede che le questioni sottoposte a delibera di consiglio i consiglieri hanno diritto a presentarla e il Presidente nell'articolo 51 è tenuto ad inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile gli oggetti che gli siano stati tempestivamente richiesti dal Sindaco nell'interesse proprio della Giunta, quindi, oppure dei consiglieri stessi. Quindi questo per dire che insomma poteva fare tranquillamente richiesta l'inserimento del punto. E per quanto riguarda il consiglio aperto, in questo momento di emergenza sanitaria con il Covid risulta essere difficoltoso. Grazie Presidente, posso intervenire? Prego, consigliere Simonacci. Grazie mille per la spiegazione, sia procedurale che la spiegazione che appunto ha dato il Sindaco. Ovviamente siamo, almeno tutta la mia generazione che ha giocato parecchio al Club Aquila, è felice di sentire che verrà comunque riqualificato e riaperto, soprattutto perché almeno si potrà dotare il quartiere di un centro, un punto di riferimento dove poter far socializzare i ragazzi, che soprattutto in questo periodo ne hanno estremamente bisogno. E, per il resto diciamo che un consiglio aperto potrebbe essere anche quello di poterli far partecipare anche in via telematica, quantomeno il presidente del comitato di quartiere e i diretti interessati. Questa è appunto una proposta. Diciamo che a livello di mozione era stata fatta una richiesta che però non è vincolante alla presenza fisica, ma anche perché no, telematica, come stiamo facendo noi, giusto per poterli rendere partecipi di qualcosa che, se effettivamente verrà portato avanti nei tempi che ha detto il Sindaco, è qualcosa, diciamo, anche di epocale, perché effettivamente riguarda un'epoca ormai passata, a dire Canati, che ricordiamo con molta nostalgia. Grazie. Grazie consigliere Simonacci. Ci sono interventi in dichiarazione di voto? Passiamo. Prego, Sindaco. Ma poteva essere implicito, però insomma la mia dichiarazione di voto è per un voto contrario proprio per gli aspetti tecnici, cioè noi siamo d'accordo nel ristrutturare, rigenerare e recuperare la zona del Club Aquila, ma non ha senso votare una mozione in cui chiede l'inserimento di un punto. Quindi. E poi comunque, come dicevo prima, abbiamo già pure previsto il tipo di intervento. Grazie. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Prego, segretario. Posso fare una domanda? Anche perché da remoto non è facile. Prego, consigliere.
La domanda è questa, nel senso, per poter veramente far partecipare il presidente del comitato e del Club Aquila a un consiglio aperto, se vogliamo online, basta richiedere l'aggiunta di questo punto all'ordine del giorno, del consiglio successivo? Allora, consigliere, mi sono aggiornata con il segretario e la discussione deve avvenire nella conferenza dei capigruppo. Ovviamente da lì viene proposto l'ordine del giorno e ne discutiamo per la presenza di un referente. Grazie mille. Prego, consigliere. Passiamo alla votazione. Bartoli, contrario. Bravi Antonio, contrario. Bravi Graziano. Bravi. Canalini. Contrario. Generosi. Contrario. Guzzini. Contraria. Mariani Antonella, contrario. Mariani Benito. Marinelli. Favorevole. Miccini. Contrario. Poltroni. Contrario. Pennacchioni. Favorevole. Polzonetti. Contrario. Sforza. Contrario. Simonacci. Favorevole. Allora, 1, 2, 3, 4 favorevoli. 10 contrari. Mi risulta assente Graziano Bravi. Respinta la mozione con 10 contrari e 4 favorevoli. Abbiamo terminato il tempo per le mozioni. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Ratifica variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 adottate sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000, atto numero 52 del 15/4 del 2021. La parola al sindaco per l'illustrazione del punto. Sì, allora, il punto piuttosto semplice è una ratifica di una variazione di bilancio fatta in giunta con i criteri dell'urgenza e si è resa necessaria entro la metà di aprile per recepire un contributo concesso dalla Regione Marche per l'acquisto di veicoli sostenibili e conversione del parco veicolare della pubblica amministrazione. È stato uno scorrimento della graduatoria regionale grazie al quale il Comune di Recanati è stato poi reinserito successivamente. L'acquisto dell'automezzo doveva avvenire entro il 16 aprile, quindi abbiamo avuto la necessità di approvare in giunta la variazione. Di fatto recepiamo il contributo che è di 44.500 euro, il costo del furgone è di 45.000, quindi abbiamo questi 450 euro soltanto che sono a carico del Comune. E si tratta di un Ford Transit Trend ibrido che va a sostituire un vecchio Fiat Ducato che era in dotazione al Comune e sarà utilizzato per permettere agli utenti disabili del centro socioeducativo e riabilitativo L'Infinito di essere quotidianamente trasportati presso la struttura. Grazie Sindaco. Apriamo la discussione.
Se non ci sono, prego consigliere Mariani. Grazie Presidente, anticipo già il nostro voto favorevole, è una buona cosa e rientra anche in quanto in quello che era stato proposto da noi tempo fa con la mozione per l'installazione delle colonnine elettriche, quindi anche di partecipare a bandi e ricerca di finanziamenti anche per rinnovare il parco auto elettrico. Poi anche la finalità e la destinazione di questo mezzo è sociale, quindi è molto positiva e siamo favorevoli. Grazie consigliere Mariani. Sindaco, deve fare qualche replica? No, passiamo alla dichiarazione di voto. Non ci sono interventi. Prego il segretario per la votazione. Bartoli. Bravi Antonio. Bravi Graziano. È tornato? No. Lo vedo collegato ma non presente. Canalini. Contrario. Contrario. Generosi. Favorevole. Guzzini. Favorevole. Mariani, Antonella. È uscita, assente. Mariani Benito. Ah, Mariani Antonella. Favorevole. Mariani Benito. Favorevole. Chi è a lei? Marinelli. Favorevole. Miccini. Favorevole. Paoltroni. Favorevole. Pennacchioni. Favorevole. Polsonetti. Favorevole. Sforza. Favorevole. Simonacci. È uscito Simonacci, assente. Quindi 1, 2, 3, 4. Dodici favorevoli e un contrario. Approvato il terzo punto all'ordine del giorno con 10 favorevoli ed un contrario. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Vado. Bartoli. Favorevole. Bravi Antonio. Canalini. Favorevole. Generosi. Favorevole. Guzzini. Favorevole. Mariani Antonella. Favorevole. Mariani Benito. Favorevole. Marinelli. Favorevole. Miccini. Favorevole. Paoltroni. Favorevole. Pennacchioni. Favorevole. Polsonetti. Favorevole. Sforza. Favorevole. Non ci assente. Unanimità. Approvata l'immediata esecutività dell'atto all'unanimità dei presenti. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Approvazione e modifica di integrazione al programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, articolo 21 del decreto legislativo 50 del 2016. La parola all'assessore Fiordomo per la presentazione del punto. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questo punto è stato approfondito anche con i tecnici in sede di Commissione Lavori Pubblici ed è la modifica al piano delle opere pubbliche che ci consente di partecipare a due bandi nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in particolare, uno relativo all'edilizia scolastica ed in particolare agli asili e alle scuole materne, un altro relativo alla rigenerazione urbana. Sono dei bandi che hanno una scadenza piuttosto ravvicinata, 21 maggio e 4 giugno, e che quindi hanno bisogno da parte del Consiglio Comunale di un'approvazione rispetto alle linee della Giunta. In particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio
ha messo a disposizione fino a 5 milioni di euro per i comuni delle nostre dimensioni per la rigenerazione urbana, per ridurre fenomeni di marginalità e di degrado sociale, per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, la ristrutturazione edilizia di immobili pubblici con finalità relative ai servizi sociali, culturali, educativi, didattici, alla promozione sportiva. Queste sono le linee guida, poi delineate anche da un comunicato esplicativo recente del 2 aprile, in quanto si tratta di un lavoro coordinato tra il MEF, il Ministero degli Interni e il Ministero delle Infrastrutture. Nella proposta che presentiamo al Consiglio Comunale si confermano alcuni tentativi di reperire fondi nazionali ed europei, mi riferisco in particolare al Castello di Montefiore, nei confronti del quale da sempre c'è una grande sensibilità da parte di tutti i gruppi. Ci sono stati diversi tentativi di reperire fondi, in particolare uno di qualche anno fa con il MEF sembrava poter sortire effetto, poi non si è arrivati ad una concretizzazione. Di recente il Ministero degli Interni, per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, ha finanziato non solo la progettazione ma anche una cifra vicina ai 500.000 euro per un primo intervento di consolidamento del versante. Adesso cerchiamo di recuperare tutto quello che resta per poter arrivare ad un pieno recupero del Castello di Montefiore, quindi inseriamo 1.600.000 euro nel piano delle opere pubbliche. Abbiamo poi un intervento relativo a Via degli Alpini, agli impianti che al di là della problematica sorta negli anni per la gestione, quindi in qualche modo la genesi di quel tipo di struttura, ha bisogno di un intervento di rigenerazione, quindi c'è una risposta per il quartiere Mercato che riguarda dal punto di vista dell'edilizia scolastica anche la materna di Viale Camerano. Abbiamo poi tre interventi che riguardano Castelnuovo, proprio perché ci sembra che questo bando della rigenerazione urbana sia tagliato proprio per alcune zone di Recanati che hanno bisogno di un aiuto per poter crescere, e per Castelnuovo prevediamo la sistemazione del parcheggio, semiparcheggio, abbozzo di parcheggio che si trova a fianco alle Clarisse, prevediamo una struttura sportiva indoor a disposizione della scuola elementare e della scuola materna, e prevediamo poi la riqualificazione dell'immobile ex asilo Carancini. Nel punto successivo ci sarà anche la definizione del rapporto con gli IRCER. Abbiamo poi un intervento relativo al complesso di Villa Colloredo Mels, che sicuramente ha una dotazione di spazi enorme, ce ne sono diversi che possiamo riqualificare, e infine l'ex Filanda Mattutini. Questa definizione ha incuriosito anche i consiglieri comunali, alla palazzina che si trova nell'area camper, che era sede, è stata sede per tanto tempo dell'Associazione degli Alpini. Anche in questo caso prevediamo un intervento di 600.000 euro. Insomma, utilizziamo tutti i 5 milioni di euro e cerchiamo di presentarci con le carte in regola per ottenere questo finanziamento. L'ufficio qui rappresentato dal dirigente Paduano ha svolto come al solito un lavoro puntuale nell'individuazione dei progetti, anche nell'elaborazione di una procedura tutta informatizzata che comunque richiede attenzione e perizia. Facciamo questo tentativo consapevoli che può andare a buon fine o può anche non andare a buon fine, e noi ci auguriamo di poter ottenere questi finanziamenti, e soprattutto riteniamo che come comune sia doveroso cogliere questa opportunità che ci viene data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Grazie Assessore Fiordomo. Apriamo la discussione. Signora, mi scusi, posso fare un piccolo intervento? Prego, consigliere.
Sì, Presidente, grazie. No, chiedo cortesemente, il mio ovviamente era un errore quella votazione contraria di prima, chiedo di mettere a verbale il mio voto favorevole, una mera distrazione. E consigliere Canalini, metteremo a verbale la rettifica del precedente voto. Grazie. La ringrazio. Apriamo la discussione. Non ci sono interventi. Prego, consigliere Mariani. Grazie Presidente. Ringrazio l'assessore per l'illustrazione. Noi condividiamo questi progetti e questa opportunità che va colta a tutti i costi, quindi non si può far sfuggire. Ringraziamo anche noi il lavoro, come citato dall'assessore, degli uffici del dirigente, quindi nella perizia, nella precisione per presentare questi progetti. E si nota appunto, come diceva, che Recanati quindi ha molte occasioni di riqualificazione urbana, rigenerazione, volte alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Quindi positivo, molto buono che si sono individuate queste aree da una parte e dall'altra. Comunque evidenzia anche che molte zone erano trascurate in passato e che ben vengano questi progetti che consentono, se andassero a buon fine, di migliorare di molto la città. Grazie. Grazie consigliere Mariani. E assessore, deve fare la replica, qualche cosa? Ma velocemente sull'intervento del consigliere Mariani, per dire in qualche modo che non si tratta di zone trascurate, sono tanti gli interventi che possono essere fatti, come tu sai, molti ne sono stati fatti nel corso del tempo, no? Pensa al quartiere Le Grazie, che conosci come me, come era abbandonato a se stesso e come è stato rimesso a nuovo. La stessa cosa è avvenuta in altre zone. Ci sono alcuni interventi che hanno la necessità inevitabile di un aiuto esterno. Pensiamo al castello di Montefiore, 2,5 milioni di euro significa ingessare la spesa per investimenti per tantissimo tempo, perché comunque con i nostri fondi dobbiamo provare a sistemare le strade, dobbiamo provare a potenziare le manutenzioni, abbiamo le scuole da sistemare, quindi non era una cattiva volontà, c'è stato provato in ogni modo, quindi non si tratta di zone trascurate, ma di alcuni edifici, alcuni immobili che hanno bisogno sicuramente di un intervento che speriamo possa essere finanziato da questa procedura oppure anche dal recovery. In commissione, per esempio, si è parlato della chiesa del cimitero, che non era inseribile in questo contesto, perché ci sembrava che il bando non contemplasse una struttura del genere, però lì stiamo cercando con la procedura del terremoto, cioè dobbiamo tenerci aperte tutte le strade, dobbiamo percorrerle tutte, perché abbiamo un'ottima tradizione di capacità di intercettare i fondi regionali, quelli nazionali e quelli europei, e questa possibilità ce l'abbiamo ancora di più incrementata in questo periodo, dove effettivamente dal livello nazionale vediamo che c'è una grande attività che vuole dare sostegno agli enti locali. Grazie assessore. Discussione in dichiarazione di voto. Passiamo alle votazioni. Prego segretario. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio. Bravi Graziano. Favorevole. Canalini. Favorevole. Generosi. Favorevole. Guzzini. Favorevole. Mariani Antonella. Mariani Benito. Marinelli. Favorevole. Miccini. Favorevole. Paultroni. Favorevole. Pennacchioni. Favorevole. Polsonetti.
Favorevole. Sforza. Favorevole. Simonacci è ancora assente. Sì, unanimità. Approvato il quarto punto all'ordine del giorno, all'unanimità dei presenti, votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Bartoli. Bartoli. Bravi Antonio. Bravi Graziano. Favorevole. Canalini. Favorevole. Generosi. Favorevole. Buzzini. Favorevole. Mariani Antonella. Mariani Benito. Marinelli. Favorevole. Miccini. Favorevole. Paoltroni. Favorevole. Pennacchioni. Favorevole. Polsonetti. Favorevole. Sforza. Favorevole. Unanimità. Approvata l'unanimità dei presenti, l'immediata esecutività dell'atto. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, articolo 175, comma 2 del decreto legislativo numero 267 del 2000, utilizzo quota parte avanzo di amministrazione vincolato, accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2020. Prego, Sindaco. Prego, consigliere Mariani, scusi. Grazie, Presidente. No, scusate, una cosa tecnica. Noi che votiamo tipo in presenza, che non usiamo il microfono, chi segue o streaming oppure da casa non sente cosa votiamo, rispetto a chi è online si sente. Il nostro voto non si sente se non usiamo il microfono. Grazie. Infatti, quando votate qui in presenza, io non so se l'avete notato, aggiungo favorevole al microfono. Non lo faccio quando parlano da video, proprio perché comunque so che gli altri non sentirebbero. Prego, Sindaco. Allora, questo punto riguarda una variazione di bilancio, il bilancio di previsione 2021-2023, e iniziamo a applicare una quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato che abbiamo definito con l'approvazione del rendiconto nel precedente Consiglio Comunale. Una brevissima premessa, perché ho visto che dopo l'approvazione del rendiconto c'è stata un po' di non perfetta interpretazione dei numeri, nel senso che il fatto di avere un avanzo elevato di 4 milioni e 2, dobbiamo chiarirci senza motivo di polemica, ma anche con serietà, che non significa che ci possiamo sparare 4 milioni e 2 su quello, qualunque cosa capiti. Intanto noi siamo stati tra i primi ad approvare il consuntivo, ma vedremo che tutti i comuni avranno dei avanzi elevati, perché le motivazioni che hanno determinato il nostro avanzo si rispecchieranno anche in altre realtà. Ho visto, per dire, il comune di Camerano, molto più piccolo del nostro, che ha un avanzo di 4 milioni. Quindi questo perché evidentemente particolarità, la peculiarità di questo bilancio 2020 con la pandemia tende a generare questo tipo di risultato. E come non voglio ripetere il bilancio, il rendiconto, però ricorderete che eravamo stati molto chiari nell'esporre la formazione dell'avanzo, e dicevamo che in buona parte dipende dall'aumento della cassa dovuto alla rinegoziazione dei mutui, e quindi questo non genera di per sé una spendibilità di quella somma, perché è soltanto una questione finanziaria. C'era poi il fondo pluriennale vincolato, che generava anche qui un avanzo, ma che è, appunto, lo dice la definizione stessa, vincolato al completamento delle opere in corso alla fine dell'esercizio. Poi c'era una quota importante di circa 900.000 euro che riguarda il fondo Covid, sul quale ancora non possiamo
intervenire, perché di fatto è un valore provvisorio sul quale dobbiamo concludere la rendicontazione in base a quelle che sono state le indicazioni del Ministero, e questa operazione va conclusa entro il mese di maggio, quindi avremo a giorni questa ulteriore definizione di quell'avanzo, che però anche qui potrà essere utilizzato esclusivamente con giustificazioni legate alla pandemia. Quindi, per intenderci, non ci possiamo fare gli asfalti, perché ci piacerebbe molto, ma non è così. E ecco, questo per mettere un po' a posto quelle che sono state le interpretazioni anche giornalistiche di questi giorni. E tra le varie voci dell'avanzo non ho citato queste più piccole, che sono proprio quelle che invece andiamo a prendere in considerazione per l'applicazione che facciamo con questo punto all'ordine del giorno. Partendo dalle variazioni che riguardano gli investimenti, però dobbiamo dire che la modifica che abbiamo appena approvato al piano delle opere pubbliche chiaramente comporta anche che venga recepita nei capitoli di bilancio, quindi sono ingenti valori in entrata e di entrata e di spesa per quanto riguarda le opere pubbliche, che sono determinati dalla variazione che abbiamo appena fatto del piano delle opere pubbliche, appunto per la partecipazione prevalentemente ai due bandi a cui si è accennato. Tra gli investimenti ci sono poi un paio di altre variazioni che cogliamo l'occasione per inserire. Una riguarda l'intervento che è stato finanziato relativamente agli accordi agroambientali dell'area per la tutela del suolo. Parliamo di un intervento da 125.000 euro finanziato per 112.500 da un contributo regionale, e per il resto 12.500 a carico del bilancio comunale, che appunto andiamo a coprire con l'utilizzo parziale del fondo Imutasi vincolato, che risultava all'interno dell'avanzo di amministrazione. E c'è poi un altro contributo da recepire di 200.000 euro, di cui 20.000 nel bilancio corrente e 180.000 in quello 2022, che è un contributo destinato, concesso dalla Regione Marche, e destinato all'intervento per la realizzazione del nuovo centro del riuso da realizzare nell'area in cui c'è già l'isola ecologica a Squartabue. Poi dobbiamo tener conto anche di un'altra necessità, che è un altro punto successivo all'ordine del giorno, e riguarda l'operazione di acquisizione dell'asilo, di parziale permuta per l'acquisizione dell'asilo Carancini, e qui sono 20.000 euro di differenza tra il valore in entrata e quello in uscita. C'è poi la parte relativa a alcuni aggiustamenti. Abbiamo definito il riparto del fondo di solidarietà comunale, che è più basso di 30.000 euro rispetto a quello previsto in fase di approvazione del bilancio di previsione. Ci sono i ristori relativi all'IMU, anche questi previsti dal MEF e che andiamo ad inserire, e c'è l'acconto di circa 70.000 euro, devo dire particolarmente modesto, per il fondo per le funzioni fondamentali, il cosiddetto fondo Covid del 2021. Quindi per ora
dal governo ci arrivano soltanto 70.000 euro per il fondo Covid di quest'anno e quindi per fortuna abbiamo l'avanzo del 2020 che ci consentirà di mettere in atto tutti quegli interventi che abbiamo già fatto nel 2020. Voglio ricordare i contributi al commercio, erano, vado a memoria, ma 70.000 euro, oltre alla messa a disposizione della piattaforma per la vendita online, che, alla quale tutti i commercianti possono accedere gratuitamente. Ricordo l'intervento sulla riduzione della Tari per le attività che erano state chiuse per il lockdown del 2020. Ricordo la riattivazione, il rifinanziamento con modifiche della Family Card che abbiamo, a cui abbiamo destinato i 60.000 euro, tutte quelle che sono state le necessità delle scuole, interventi di adeguamento anche delle interni per poter consentire il rispetto delle superfici previsti dai vari decreti che si sono succeduti, la possibilità, la concessione gratuita di tutte le occupazioni di suolo pubblico per tutto l'anno per le attività di somministrazione che hanno potuto godere di tutti gli spazi gratuiti all'esterno e la riduzione del canone di locazione per gli immobili commerciali di proprietà del comune. Abbiamo ridotto, eliminato due mensilità nel corso del 2020. Oltre poi a quello che è stato l'intervento sui voucher alimentari, ma quelli erano finanziati con erogazioni statali vincolate appunto a quella definizione. Quindi tantissimi interventi fatti nel 2020, consentiti anche e soprattutto dai trasferimenti statali, ma in grandissima parte dalla rinegoziazione dei mutui del 2020 che, prevista dalla norma, noi abbiamo fatto nella quantità massima possibile. E quindi tutta questa serie di operazioni ci consentono di avere risorse anche per il 2021, perché altrimenti con i 70.000 euro che ci sono arrivati finora non avremmo potuto fare quasi nulla di quelle che sono invece emergenze che abbiamo e che forse nel 2021 avremo forse in quantità superiore anche rispetto al 2020. Per quanto riguarda poi l'applicazione di altre due voci di avanzo vincolato, e cioè quello che risulta dai permessi di costruire in eccedenza del 2020 e sono circa 140.000 euro, questi vanno destinati per 23.000 euro all'acquisizione dell'ex asilo Calancini, come accennavo prima, ed è il punto successivo che andremo a discutere dopo questo punto. Queste sono risorse che devono andare alla parte investimenti, quindi manutenzioni straordinarie o investimenti in senso proprio, e quindi abbiamo 17.000 euro per manutenzione straordinaria delle scuole, 10.000 euro per manutenzione straordinaria di beni culturali, oltre a 10.000 euro per altre manutenzioni nell'ambito culturale, sempre dal punto di vista investimenti, e 30.000 euro per manutenzione straordinaria di parchi e verde attrezzato e 30.000 euro per manutenzione straordinaria delle strade. Quindi sono importi che vanno ad essere destinati a capitoli di spesa che avevano enorme e urgente bisogno di essere finanziati, perché sono tutti interventi che ci vengono richiesti quotidianamente, pensate alle strade, pensate alla manutenzione del verde e così via. L'altra, e qui parliamo di 140.000 euro complessive, l'altra quota di 46.000 euro è il fondo IMU-TASI che destiniamo per i 12.500 a cui avevo accennato all'inizio per l'intervento degli accordi agroambientali per la tutela del suolo e la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico e 25.000 euro per manutenzione straordinaria del patrimonio e circa
8.000 euro per manutenzione ordinaria del patrimonio. Per quanto riguarda la parte che riguarda l'inserimento nelle 2022 degli interventi relativi alle scuole, sempre per la partecipazione al bando di cui si discuteva nel punto precedente, qui abbiamo la necessità, anzi consideriamo l'utilità di prevedere un mutuo di 382.000 euro per la eventuale realizzazione della nuova scuola dell'infanzia, che vada a sostituire le due scuole esistenti, la Maria Leventre e quella di Via Kennedy. E questo perché, prevedendo una compartecipazione di almeno il 16% sull'importo complessivo di 2.367.000 euro, possiamo ottenere un punteggio superiore e quindi ci può dare qualche speranza in più che l'intervento venga finanziato. Devo dire che le risorse a livello nazionale per questo intervento non sono elevate, quindi noi sicuramente siamo in regola e partecipiamo al bando. Le possibilità che venga direttamente finanziato non so quali siano, ma 70 milioni di euro a livello nazionale non è una grossa cifra per questo tipo di investimento. Resta il fatto però, ecco, per chiudere, che comunque tutti questi interventi, tutti questi investimenti che abbiamo inserito nel piano delle opere pubbliche, che ci consentono di partecipare ai due bandi, restano comunque dei progetti che, se anche in parte non fossero inseriti in questa prima fase di finanziamento, sono però utili per avere quelle risorse che, come tutti ci auguriamo, arriveranno con il Family Plan, che saranno i fondi europei legati all'emergenza pandemica. Quindi bisogna essere pronti e avere i progetti, perché il problema più grande potrebbe essere proprio quello di non avere i progetti per spendere le risorse che saranno a disposizione. Grazie Sindaco, apriamo la discussione. Prego consigliere Mariani. Grazie Presidente, velocemente, non per fare polemica assolutamente, non so se il Sindaco prima si riferiva a un nostro comunicato sull'avanzo di bilancio. Noi abbiamo un po' seguito quanto anche sta facendo e dicendo il governo in questo momento, Draghi, che chiede appunto più accortezza agli enti locali, ai comuni, regioni e province. E dire inoltre che sì, sono vere entrambe le cose, quanto detto dal Sindaco e anche quanto da noi, credo, sottolineato nel comunicato stampa. Forse il Sindaco non si riferiva a noi. Noi abbiamo preso in considerazione il fatto di accertamenti, che comunque era previsto una sospensione per legge, se non sbaglio, decreto legge 18/2020, e l'avanzo è l'importo relativo al fondo Covid, che sì, sta nel fondo pluriennale vincolato, ovviamente, che alcuni chiamano fondone, però come il Sindaco ha preso a riferimento il comune di Camerano, mi sembra, altri comuni hanno un avanzo sicuramente maggiore rispetto al passato, altri comuni comunque questo fondo l'hanno sempre in attesa di vedere entro fine mese i risultati, così. Però volevo dire, alcuni comuni l'hanno distribuito anche in parte, per esempio Ascoli hanno dato 500 euro in più ogni ditta in partita IVA individuale, per un ammontare circa, se non sbaglio, 500.000 euro, oltre agli aiuti che abbiamo dato anche noi come comune, quindi riduzione delle tasse, parlava prima 70.000 euro per il commercio e altre proposte. Qualche comune ha dato qualcosa in più, proprio piccoli incentivi, però
liquidità a fondo perduto che comunque ha creato all'epoca, l'anno scorso, hanno dato possibilità di far girare un po' l'economia. Quindi noi abbiamo messo in risalto quello, ma ecco, in modo che, come è stato proposto da alcuni comunicati dell'amministrazione, che ci sembrava, ecco, non molto preciso. Noi solo quell'aspetto li abbiamo preso in considerazione, non l'utilizzo con le strade o altro che non abbiamo citato. Mi sembra qualcosa invece è stato citato da consiglieri di maggioranza, usare quei soldi per tele, videocamere o altro, che in realtà dovevano essere già spesi, perché in programma sta anche nel programma elettorale e sul DUP già nei mesi e negli anni precedenti. Dopo sì, l'avanzo, quello, il risparmio dovuto alla rinegoziazione dei mutui, anche qui è previsto dalla legge, ma giustamente quello è una partita, perché alla fine dobbiamo ridargli quei soldi, si daranno alla fine, non è che è un avanzo, che vanno ripagati. Tornando a questo documento, ho notato qui, adesso sicuramente è irrilevante, però alla quarta pagina viene scritto che nella trasmissione del bilancio sono stati rilevati, tramite questo sistema, sono stati rilevati errori di coerenza nella compilazione del prospetto. Questo non conosco, non so se è proprio un fatto telematico di invio o di altro. Un altro punto che mi ero segnato e evidenziato, e poi lei ha chiarito bene adesso, perché nel parere dei revisori, che poi lo stesso viene allegato anche agli altri punti, nella penultima pagina viene citato questo finanziamento per la scuola d'infanzia Gigli di 380 dov'è qua? 2000 euro, però è un errore di scrittura, viene citato come annualità 2020, infatti sembrava strano, qui dice che la variazione di bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2020 includono l'accensione di un mutuo di euro 382.000 euro, quindi qua non portava, sta sicuramente un errore di scrittura, lei ha precisato che è 2022, così è chiaro, è, diciamo, è corretto. Sì, un errore è nella penultima pagina del parere dei revisori. Grazie. Grazie consigliere Mariani. Replica del sindaco. Posso? Sì, prego consigliere. Ciao. Marinelli. Allora, ho ascoltato molto attentamente gli ultimi due punti e effettivamente sono presenti degli interventi estremamente significativi. Per questo, insomma, il nostro voto è stato favorevole sia al punto precedente, e siamo naturalmente favorevoli anche a questo. Ho visto sostanzialmente che si pone mano, o comunque c'è l'idea di porre mano a situazioni anche annose, decennali. Penso alla Siro Carancini, che è stato nominato in precedenza, si sta avviando verso un'idea di risoluzione. D'altra parte, lì tantissime erano le possibilità, in quel quartiere meraviglioso di Castelnuovo, che comunque denuncia alcune sofferenze, alcune problematiche che da tanto tempo i residenti insomma sottolineano: la densità del traffico, il problema dei parcheggi. Quindi è puntuale anche l'intervento che punta a ricavare un'area parcheggio nella zona delle ex Clarisse, che tra l'altro è un progetto di lungo corso e sempre con grandi difficoltà in passato si è affrontato, perché poi c'erano sempre carenze di natura economica, così come meraviglioso era nel programma di Graziano Bravi Sindaco, sarebbe la realizzazione di una
piazza, di un allargamento della piazza, del piazzale davanti a Santa Maria di Castelnuovo, proprio andando a invadere l'area della Silo Carancini, immaginare anche un parcheggio interrato nella zona sottostante che vada a risolvere ulteriormente il problema, la problematica dei parcheggi, quindi si associa a quell'intervento già programmato presso l'area delle Clarisse e apra questo orizzonte meraviglioso, l'infinito, i Monti Accani, insomma un intervento che potrebbe non solo sanare una grossa problematica presente lì nel quartiere, ma anche aprire aprire a nuovi fronti di aggregazione, di ritrovo e a una offerta senz'altro significativa con questo tipo di intervento. Sarebbe stato, approfitto di questo spazio anche per, visto che stiamo parlando di Castelnuovo, per riportare un'ulteriore considerazione su quell'area, perché visto che abbiamo parlato del problema dei parcheggi, un'altra problematica su cui bisognerà intervenire è proprio la densità del traffico che caratterizza quella zona, e anche qui si è insistito per tanti anni sottolineando una possibile soluzione, che è quella della bretella già esistente nella parte bassa dell'Abitato, che è quella che collega via Porta d'Osimo alla strada provinciale di Montefano, perché alleggerirebbe tantissimo il traffico, quella chiamata insomma a livello popolare via delle Fonti di Pippo. Quello sarebbe un intervento nemmeno troppo costoso, che sul quale prima o poi dovremmo mettere mano. Ho ascoltato anche il sindaco con molto interesse quando parlava di 10.000 euro, mi pare la cifra, mi corregga il sindaco se sbaglio, per manutenzioni culturali. Io mi auguro auspico, spero che si tratti di un intervento che punti al, quando si parla di manutenzione culturale, che punti proprio al nostro archivio storico. È notizia di questi giorni, l'abbiamo appresa dalla stampa, poi ho visto il servizio del TV Centro Marche, le 3.000 pagine del Liber Giustizie che hanno ricevuto quest'opera di restauro tramite l'amico Giovanni Pagani, che tra l'altro è scelta molto saggia averlo coinvolto, e che ci restituisce un patrimonio straordinario di documenti, di testimonianze che rappresentano una ricchezza fondamentale per la nostra città. Ma tutto il nostro archivio storico però è in sofferenza, questo è stato un intervento importante, e tutto il nostro archivio storico in sofferenza, un archivio storico che è un vanto della nostra città, perché presenta un materiale pergamenaceo straordinario, le più antiche pergamene risalgono al 1219, ma ricordo anche la bolla aurea di Federico II del 1229, che è quella presente al nostro presso il nostro museo, ma tanti documenti, queste sono in buonissimo stato in realtà, però tanti documenti, tutta la documentazione più antica è in grande sofferenza, tutto l'archivio storico è affettato da muffe invasive, e tutto avrebbe necessità di una disinfestazione generale, e così come altri libri, soprattutto del 300 e del 400 antichi, così come alcuni documenti meriterebbero uno studio di archivio, meriterebbero un attento restauro. Ecco, su questo quindi mi auguro effettivamente che si vada in questa direzione, che quella voce vada in quella direzione, perché è stato bellissimo che dal restauro siano emersi nuovi particolari che emergevano appunto da quelle carte, e che sembravano un po' così, ecco, sembravano persi per sempre. Su questo quindi mi auguro che si vada in quella direzione, così come invito a non perdere di vista il problema che c'è qui in Viale Aldo Moro, Fonti San Lorenzo,
le scuole e veramente la densità del traffico che soprattutto all'uscita scolare soffoca la viabilità e crea notevole disagio sia per i residenti che per chi sempre più numeroso usufruisce del quartiere. Avevamo lanciato l'idea, la rilanciamo qua, l'idea di realizzare una rotonda nell'area d'ingresso e immaginare anche, perché no, un senso unico in quell'area, zona d'entrata e zona d'uscita, potrebbe essere una soluzione per attivare più parcheggi e per aiutare, insomma, a risolvere un problema di densità in quella zona. Approfitto sempre di questo spazio, visto che comunque questa sera è la sera dei grandi progetti e queste cose si allegano sempre il cuore per la nostra città, anche per parlare di un'altra possibilità che coinvolge i nostri giovani, che in passato è stata pensata e in parte attivata, sarebbe bene riattivarla, quella che guarda i nostri giovani e guarda i vecchi mestieri. Ecco, l'idea di fare formazione ai nostri ragazzi sempre più digitalizzati, sempre più competenti da un punto di vista appunto delle nuove tecnologie, ma spesso un po' in difficoltà con le capacità manuali e la capacità pratica, ecco, la possibilità di mettere in connessione appunto gli artigiani o i detentori di queste antiche conoscenze con i nostri ragazzi, quindi immaginare una serie di corsi di formazione. Ecco, mi permetto di dire questo, di fare queste osservazioni, di aver presentato questo tipo di contributo, proprio perché comunque alcune delle mie considerazioni sicuramente sono già presenti in parte nella progettualità già anticipata e spero, insomma, che possano rappresentare un contributo ulteriore per quello che è il piano delle opere pubbliche o il piano di intervento culturale sulla nostra città. E ripeto, ribadisco, mi auguro effettivamente che quella manutenzione culturale si riferisca proprio al nostro archivio storico. È un appello che faccio, insomma, per a nome anche di tutti gli storici, di tutti i ricercatori che ne usufruiscono e che sanno quale patrimonio di ricchezza conservi e a che rischio oggi è esposto. Grazie. Grazie consigliere Marinelli. Replica del sindaco. Bravi, Graziano aveva alzato la mano? Sì, ah, sì, prego, sì. Prego, bravi. Allora, un intervento breve che segue chiaramente le considerazioni fatte dal consigliere Marinelli, con il quale ci eravamo confrontati anche in merito alle discussioni di questa sera. Il sindaco è stato chiaro, nel senso che chiaramente tutto l'avanzo di amministrazione non è che si potesse gestire come un portafoglio pieno di contanti, ma su questo penso nessuno aveva dei dubbi. Io però, è chiaro che avere comunque un avanzo di amministrazione consente anche di poter osare, secondo me. E io lancio un piccolo allarme, perché secondo me si è abbassata un po' la guardia sulla manutenzione, sulle opere di manutenzione. E dico questo perché sicuramente il trend degli ultimi anni, nonostante la pandemia dell'anno scorso, abbiamo visto quanto Recanati sia appetibile da parte di tanti cittadini che amano visitarla. Ecco, noi su questo dobbiamo essere forti, convinti, cioè dobbiamo lavorare sulla nostra città. E dico, non dobbiamo passare la guardia perché chiaramente io, insomma, il nostro patrimonio va salvaguardato. Ho visto, prima citavamo i 30.000 euro per la manutenzione dei parchi e del verde, 30.000 euro per le strade. Poco, ripeto, questo disavanzo secondo me ci consente di poter osare. Io penso ad esempio a iniziare a pensare a una salvaguardia di tutte le mura cittadine che
sicuramente non sono un buon biglietto da visita per chi si presenta a Recanati. Quindi è un intervento che va sicuramente pensato, che va messo in, in progetto e sicuramente va, va contestualizzato. Penso, penso, come diceva, come avete fatto tutte le strade. Quindi io spingo a che l'amministrazione osi, osi un po' di più. Prima il consigliere Maninelli parlava della, della predella sotto Castelnuovo. Ok, iniziamo, iniziamo a pensarci, cioè iniziamo a, a progettare la nostra città per il futuro, perché, perché è una città che ha grosse potenzialità, ma che chiaramente va, va, questa potenzialità va assecondata e va coltivata giorno per giorno. Ripeto, io, forse sarà una mia impressione, ma non da consigliere di opposizione, da, da semplice cittadino. Insomma, noto un rilassamento per quanto riguarda la cura del paese. Ecco, solo questo. Se quindi magari questo avanzo di amministrazione consente di essere un po' più forti e osare per il paese, penso sia una cosa buona e giusta. Grazie consigliere Bravi. Replica del sindaco. Ringrazio gli interventi che ci sono stati perché sono centrati su quello che è, che sono le necessità effettivamente della nostra città e sulle quali ci stiamo impegnando e anche questa variazione va nelle, nel senso insomma, che è stato richiesto. Una precisazione brevissima per quanto riguarda i contributi Covid. Io non credo che si possano dare contributi generalizzati, cioè il fondo Covid può anche essere corposo, ma deve essere utilizzato con adeguate giustificazioni. Per esempio, quando noi l'anno scorso abbiamo dato i 540 euro di contributo alle attività commerciali, non li abbiamo potuti dare in maniera generalizzata, abbiamo dovuto trovare un criterio che ne giustificasse la necessità, cioè il fatto che in qualche modo la pandemia aveva inciso e abbiamo scelto di darlo ad attività che erano state chiuse nei mesi di marzo, aprile e in parte maggio. Non avremmo potuto giustificare la stessa cosa se avessimo, anche avendo la disponibilità, se avessimo dato un contributo a tutte le attività commerciali, anche chi magari nel settore alimentare ha fatturato più degli anni precedenti. Quindi su questo dobbiamo stare attenti, perché poi questi fondi, se li spendiamo senza le adeguate giustificazioni, succede che ci vengono, ci viene richiesta successivamente la copertura. Poi quelle disponibilità finanziarie che abbiamo utilizzato in maniera impropria le dobbiamo andare a reperire da altre spese, quindi andando ad incidere negativamente su altre spese. Teniamo sempre conto, ma questo, con questo non voglio essere troppo tecnico, che tutto quello che stiamo dando giustamente in termini di sostegno e di aiuti sono di fatto indebitamenti che le nostre future generazioni dovranno pagare, non è che nessuno ce li abbonerà. Quindi va bene intervenire, non va bene fare, insomma, regalare a chi oggettivamente non ne ha bisogno, e per fortuna non tutti i cittadini, pur in questa situazione, hanno avuto realtà di sofferenza. Abbiamo cercato di intervenire dove c'erano situazioni di difficoltà e di sofferenza, proprio giustificandole in maniera corretta, così come vuole anche la normativa. Grazie sindaco, interventi, dichiarazione di voto. Prego consigliere Mariani.
Grazie Presidente. Sì, forse mi sono espresso male, non è che l'hanno dati generalizzati, tipo l'esempio di Ascoli, sicuramente hanno fatto con dei criteri, ora non ho approfondito e non mi sono portato nulla. Era per dire comunque chi ha difficoltà hanno posto dei criteri e hanno aumentato quanto distribuito all'attività artigiani e commercianti. Chiaramente alle attività alimentari che hanno avuto un incremento non aveva senso dare soldi. Ma sono stati più penalizzati dal Covid anche le attività del centro storico e hanno voluto essere più vicini magari con dei contributi ad hoc sempre motivati, magari che da noi si è fatto un po' di meno. Chiaramente sono città diverse con popolazioni diverse, però quindi non volevo intendere a pioggia generalizzato, hanno ovviamente usato dei criteri studiati e ben mirati. Ok, posso così. Grazie consigliere Mariani. Passiamo al voto, prego segretario. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano. Astenuto. Canalini. Favorevole. Generosi. Favorevole. Guzzini. Favorevole. Mariani Benito. Marinelli. Marinelli. Astenuto. Miccini. Favorevole. Paltroni. Favorevole. Pennacchioni. Astenuta. Polsonetti. Favorevole. Sforza. Favorevole. Nove favorevoli. Approvati, quattro astenuti. Approvati il quinto punto all'ordine del giorno con nove favorevoli e quattro astenuti. L'immediata esecutività dell'atto, votiamo. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. Generosi, favorevole. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, astenuto. Marinelli Andrea, favorevole. Miccini. Favorevole. Paltroni. Favorevole. Pennacchioni. Favorevole. Favorevole. Polsonetti. Favorevole. Sforza. Favorevole. Favorevoli. Approvata l'immediata esecutività dell'atto con 12 favorevoli e un astenuto. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Progetti di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, commi 42 e 43 della legge 27/12/2019, numero 160 del DPCM del 21 gennaio 2021, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del rione Castelnuovo, mediante l'intervento di restauro e rifunzionalizzazione dell'immobile ex asilo Carancini, da adibire a centro polivalente culturale, sociale ed educativo a servizio del quartiere. Autorizzazione, acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile ex asilo Carancini. Prego, Sindaco. Sì, allora, con questo punto... sempre collegandoci alla possibilità di partecipare al bando per la rigenerazione urbana di immobili degradati, abbiamo l'opportunità di prendere in considerazione questo immobile che attualmente è di proprietà degli IRCER e che è l'ex asilo Carancini a Castelnuovo. È un immobile che ormai da molti anni, da una quindicina d'anni, è inagibile, quindi crea anche degrado nel quartiere e
c'è stata da tempo grandi, ci sono grandi aspettative per potervi mettere mano in termini di ristrutturazione, anche per poterlo poi destinare ad attività sociali, culturali, magari a disposizione del quartiere, e ridare vita ad una zona, insomma, che ha bisogno di un importante intervento. Di fatto riprendiamo in considerazione una comunicazione, una PEC del febbraio 2019, nella quale l'istituto IRCER ci proponeva questa operazione di scambio, di permuta parziale tra l'immobile, appunto, ex asilo Garancini e un'area verde di proprietà del comune che è corte dell'immobile delle Clarisse, sempre a Castelnuovo. E questo perché in una trattativa che avevano già nel 2019 e che è ancora tuttora aperta con un gruppo straniero, c'è l'ipotesi, speriamo concreta, di questa cessione dell'immobile delle Clarisse, e il fatto che il Comune avesse una proprietà parziale della Corte poteva creare soltanto complicazione nella trattativa, anche perché teniamo sempre conto che quando gli stranieri vengono ad investire in Italia si trovano sempre in difficoltà con la nostra burocrazia e con le nostre complicazioni. Quindi la volontà degli IRCI era quella di risolvere la questione prima ancora che ci fossero gli approfondimenti tecnici sulle varie proprietà. Di fatto poi la pandemia ha rallentato quella trattativa. Qui tra l'altro eravamo a fine mandato e quindi non c'erano le condizioni per poter discutere in Consiglio Comunale dell'operazione. Successivamente noi come Comune abbiamo inserito l'area verde tra le possibili alienazioni nel piano delle alienazioni, e quindi siamo oggi nelle condizioni di poter stipulare l'atto di compravendita, anzi sono i due atti che messi insieme costituiscono la permuta parziale. Dal punto di vista dei valori, la nostra area verde è valutata come a 60 euro al metro quadrato, come ormai facciamo da diversi anni in base ad una tabella di valutazione delle aree di proprietà del Comune. E per quanto riguarda e quindi complessivamente sono 40.560 euro, mentre l'immobile ex asilo Garancini ci viene di fatto proposto con una differenza di 20.000 euro, quindi a 60.560. Da una perizia fatta è sicuramente esistente la congruità del valore dell'immobile, del fabbricato che andiamo ad acquisire, e quindi ecco, questa operazione ci consentirà di poter prevedere l'intervento di ristrutturazione dell'immobile nel caso in cui, come ci auguriamo, ci venga concesso il contributo che con il bando che scadrà i primi di giugno andremo a richiedere. Grazie Sindaco. Apriamo la discussione. Prego, consigliere Mariani. Grazie Presidente. Solo un paio di cose.
mi riallaccio a quanto detto nella presentazione al sindaco, solo per capire, perché ancora diciamo, i tempi burocratici dell'amministrazione pubblica sono diversi dal privato, quindi citava che si è ricollegata l'amministrazione a una PEC dell'istituto febbraio 2019 per una trattativa in corso. Oggi siamo 2021, oltre 2 anni e qualcosa, è chiaro che c'è una trattativa, me lo auguro che vada in porto, ancora è in piedi, però a distanza di questo tempo sembra un po' tardiva, se c'era già volontà. Capisco che diceva fine mandato, quindi si è votato maggio-giugno 2019, maggio-giugno, però sono trascorsi 2 anni, è stato molto comodo questo, diciamo, questo ite. Comunque nel complesso siamo favorevoli, condividiamo l'operazione, il recupero, augurandoci che vada a buon fine. L'altra cosa che forse è una cosa tecnica che non è molto chiara, che qua c'è una perizia del nostro ufficio tecnico sui parametri OMI, ho visto che è stato con coefficiente di riduzione valutato 70.000 euro, invece gli IRCE se ne prendono 60, quindi come mai si accontentano? Cioè, valore, la differenza non è molta, però cioè, vogliono di meno, oppure al di là della conta la loro perizia e non la valutazione del nostro ufficio tecnico, che c'è questa differenza di 10.000 euro. Grazie. Grazie consigliere Mariani. Prego consigliere Bravi. Sì, allora, chiaramente favorevole a questa acquisizione, che penso dovesse essere fatta sicuramente in precedenza, perché comunque quell'area verde di fatto si sapeva ormai da tempo che creava anche dei problemi per l'eventuale, una possibile dismissione da parte dell'IRCER dell'ex Clarisse. Chiaramente i 70 milioni, come diceva il sindaco, disponibili a livello nazionale sono pochissimi, faremmo un 13 al totocaccio, insomma, se riusciamo a prendere un finanziamento. Chiedevo qui se il progetto è stato già realizzato, se c'è, perché chiaramente i tempi sono brevi, visto che diceva che c'è da presentarlo entro giugno. Quindi se il progetto è stato già realizzato e soprattutto l'utilizzo dell'ex asilo sulla base di quali considerazioni è stato fatto, cioè chi è che ha deciso che cosa si andrà a fare lì, e se soprattutto è stato contattato, quindi il comitato di Castelnuovo, visto che so che da diverso tempo, insomma, che chiede delle risposte in merito agli interventi necessari nel rione. Grazie. Grazie consigliere Bravi. Replica del sindaco. Dunque sui tempi, allora noi abbiamo messo a disposizione l'area verde già da molto tempo, adesso non ricordo se era fine 2019 o inizio 2020, quindi l'operazione era una semplice vendita. Questa proposta degli IRCER non l'abbiamo presa in considerazione finché non c'è una concreta possibilità di avere la risorsa per fare la ristrutturazione, perché acquisire un immobile inagibile da parte del Comune, se non c'è una prospettiva concreta, è un'operazione da non fare, anzi non è neanche semplice giustificarla dal punto di vista delle opportunità, perché gli acquisti vanno fatti dicendo che sono immobili
che sono utili e necessari per il Comune, non tanto per prendersi un peso sulle spalle. Quindi era solo una proposta degli IRCER di dire, anziché un pagamento in denaro, vi proponiamo di fare una permuta. Se non avessimo avuto questa opportunità, avremmo, e magari gli IRCER avessero avuto l'urgenza di fare l'atto di compravendita, saremmo andati a stipulare una semplice vendita dell'area verde, per la quale il Consiglio Comunale ci aveva già autorizzato da tempo. Quindi non è che abbiamo perso tempo, lo facciamo quando c'è una prospettiva. Sulla valutazione, la proposta ce l'ha fatta gli IRCER 2 anni fa e quindi hanno ritenuto che quello fosse un valore congruo per chi vende. Quindi avranno fatto la loro valutazione, le perizie, questo non lo sappiamo. Noi, per poter giustificare quel prezzo, abbiamo fatto una nostra valutazione che, siccome è leggermente superiore, significa che è il prezzo sicuramente congruo, non andiamo a sprecare risorse. Il concetto è questo. Un problema sarebbe stato il contrario: se gli IRCER ci avessero chiesto 70 e la nostra valutazione portava 60, di fatto non potevamo procedere all'operazione. E l'utilizzo successivo è stato discusso con il Comitato di Quartiere, ma non in questa occasione. Il Comitato di Quartiere giustamente ci chiede da anni, anzi da quando quell'immobile è stato dichiarato inagibile, quindi penso da una 15 d'anni, chiede a IRCER e Comune di risolvere un problema. Quindi per il Comitato di Quartiere c'è grande soddisfazione se la cosa va in porto, e pensano anche di poterne magari parzialmente avere la disponibilità per le attività proprie del Comitato. Volevo solo precisare che quando prima mi riferivo ai 70 milioni a livello nazionale, mi riferivo al bando che riguarda le scuole per l'infanzia, che è un bando diverso rispetto a questo di cui parliamo. Qui i fondi sono molto più importanti e quindi le probabilità di potervi accedere sono sicuramente molto più importanti. Grazie Sindaco. Apriamo la discussione e dichiarazione di voto. Prego Consigliere Bravi. Sono stato ripreso ed è giusto, avevo gli appunti sotto, ma i 70 milioni sono per le scuole dell'infanzia, mea culpa. Non concordo chiaramente nel ritenere utile e necessario l'asilo Carancini solo oggi che c'è l'opportunità di avere un finanziamento, cioè quello è un problema da risolvere per la città, cioè non è perché c'è un bando adesso, quello è un problema da affrontare comunque, cioè quindi il fatto che lo dobbiamo ritenere utile e necessario, secondo me era utile e necessario da tempo, insomma, intervenire su quell'immobile lì, ecco. E penso che i metodi e i modi si possano sempre trovare, insomma. Comunque il voto chiaramente è favorevole. Grazie Consigliere Bravi. Prego Consigliere Mariani. Grazie Presidente, anche il nostro voto quindi è favorevole. Mi ricollego a quanto detto dal Consigliere Bravi, che condivido. In quell'edificio era da tempo sicuramente da fare degli interventi. Questo dimostra un po' come l'ente e ora Fondazione sicuramente abbia trascurato questo edificio, anzi diciamo in più anni, quindi non solo credo l'ultimo consiglio ma anche precedenti di amministrazione. Si nota un po' questo, quindi che l'aver trascurato la struttura, quella magari come anche altre.
Una domanda che non ho fatto prima: quando questo asilo è stato donato, sicuramente avrà avuto una finalità nella donazione. Quindi ora con l'eventuale vendita e l'uso che ne verrà fatto, se andrà a buon fine questo bando, questo finanziamento, quindi ci sono vincoli di finalità oppure no? Ecco. Grazie consigliere Mariani. Passiamo al voto. Prego segretario. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. Generosi, favorevole. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, favorevole. Marinelli, favorevole. Miccini, favorevole. Paultroni, favorevole. Pennacchioni, favorevole. Polsonetti, favorevole. Sforza, favorevole. Unanimità. Approvato il sesto punto all'ordine del giorno all'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano, favorevole. Canalini, favorevole. Generosi, favorevole. Guzzini, favorevole. Mariani Benito, favorevole. Marinelli, favorevole. Miccini, favorevole. Paultroni, favorevole. Pennacchioni, favorevole. Polsonetti, favorevole. Sforza, favorevole. Unanimità. Approvato all'unanimità dei presenti. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Procedimento ordinario, sensi l'articolo 8 del DPR 160 del 2010, per la costruzione di due capannoni a servizio dell'attività in variante urbanistica, ditta proponente azienda agricola Savoretti Samuele, approvazione variante urbanistica. Prego, assessore Moretti. Non funziona. Allora, sostanzialmente stiamo parlando di un SUAP presentato dalla ditta Savoretti, che è un'azienda agricola di Recanati. Questo intervento si sviluppa nella zona dove l'azienda chiaramente ha la sede legale e si trova in contrada Castelnuovo 71, praticamente la strada che da Castelnuovo va verso Bagnolo, per intenderci. La ditta Savoretti è un'azienda agricola che in questi anni ha sviluppato molto la sua attività sia nel settore agricolo ma anche nell'attività connessa al settore stesso. Ha molti, chiaramente, diciamo così, strumenti con cui fa lavoro anche contro terzi e non solo per quello che riguarda l'azienda. La destinazione di zona dove si va a sviluppare questo intervento, che si rende necessario appunto per il ricovero dei mezzi che l'azienda, appunto, mezzi agricoli che l'azienda ha a disposizione, è confacente, diciamo, alla zona in cui viene sviluppata. È stata soltanto fatta, sostanzialmente viene apportata una modifica dalla zona agricola E3, che era una zona che ci aveva, diciamo, un livello di salvaguardia superiore, a una zona compatibile 2, che chiaramente è stato rilevato con tutti i passaggi necessari che non è una zona di particolare interesse paesistico, e quindi questi manufatti possono essere quindi realizzati nel rispetto delle previsioni normative e della legge 13 del 90. Si tratta della costruzione di due nuovi capannoni agricoli. Questi due capannoni hanno una volumetria diciamo di 35 metri per 20 metri uno,
l'altro capannone ha una volumetria di 29 metri per 20 metri e sostanzialmente quindi è un intervento che può essere realizzato e pertanto diciamo così, il Consiglio, diciamo così, anche in Commissione abbiamo rilevato che ci sono le condizioni per assentire questo intervento che si rende necessario per le esigenze di questa azienda agricola. Grazie Assessore, apriamo la discussione. Ci sono interventi in dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Prego, segretario. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio. Bravi Antonio. Favorevole. Bravi Graziano. Astenuto. Astenuto. Canalini. Favorevole. Favorevole. Generosi. Favorevole. Favorevole. Guzzini. Favorevole. Favorevole. Mariani Benito. Favorevole. Marinelli. Favorevole. Miccini. Favorevole. Paultroni. Favorevole. Favorevole. Pennacchioni. Favorevole. Polsonetti. Favorevole. Sforza. Favorevole. Allora, 12 favorevoli, un astenuto. Approvato con 12 favorevoli, un astenuto. Votiamo l'immediata esecutività dell'atto. Bartoli, favorevole. Bravi Antonio, favorevole. Bravi Graziano. Favorevole. Canalini. Favorevole. Generosi. Favorevole. Guzzini. Favorevole. Mariani Benito. Favorevole. Marinelli. Favorevole. Miccini. Favorevole. Paultroni. Favorevole. Pennacchioni. Favorevole. Polsonetti. Favorevole. Sforza. Favorevole. Unanimità. Approvata l'unanimità dei presenti l'immediata esecutività dell'atto. Chiudiamo il Consiglio Comunale alle ore 23:21. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, arrivederci a tutti. Non si sta più registrando la conferenza.